Buongiorno, lei è il Buongiorno, signor? Seravalli Gianfranco, Nato nato a nel Firenze il 16 ottobre del 1929, 29, sempre risieduto a sempre Firenze. risieduto a Firenze, Perfetto. anche se ho avuto qualche periodo, come era di moda, andare in campagna a Vabbè, fare. ma diciamo questo buon per lei, ma non cambia, Non diciamo, il cambia niente. senso del No, no, rapporto. la Ecco. vita, tutte le azioni, tutti i comportamenti li ho imparati nella città di Firenze. Perfetto, molto bene. Fiorentino Doc. Ecco Gianfranco, allora quali sono i ricordi più forti che lei ha della sua esperienza di spettatore di cinema? Quando ha iniziato ad andare al cinema? Ho iniziato agli albori del 1960, mi pare 60, così, anche qualche anno prima, anzi. 1960? Sì, Quindi lei anche era già grande. sì. Ah, no, ma vede, le date non riescano molto chiare perché è un susseguirsi di eventi così veloci che poi non Ecco, ti ricordi la partenza. ma diciamo allora, il 29 lei è 29. nato, quando è iniziata la guerra, diciamo nel 1940, lei era bambino, aveva 10 anni, 11 a 10 Sì, anni. E ecco, fino alla guerra lei non andava al cinema. non andavamo perché non avevamo i mezzi, Non si poteva. non si poteva. E durante la guerra il Il cinema spento cinema era quasi spento. perché ovviamente gli Ovviamente gli eventi eventi, erano tragici. c'erano i bombardamenti. Cioè, e nel dopoguerra, nel 45, fino diciamo dal dopoguerra in avanti, lei andava al cinema. Andavamo perché eravamo attratti anche dal varietà, cioè di quei spettacoli che insieme al cinema ti dava anche il varietà. Che cos'era questo spettacolo? Era doppio spettacolo, il cinema e il varietà. Il varietà consisteva le donnine, le Ballerine. ballerine, vedi anche il linguaggio. Si confonde perché la difficoltà più grande di noi vecchi ormai è ricordarsi il susseguirsi degli eventi, perché Certo. con il matrimonio ho quasi tolto la visione degli spettacoli e è cominciata un modo di vivere. Ecco. Avevamo più rispetto della famiglia e non ci bastava spazzare la casa. Ci interessava Certo. l'educazione e quello che facevano i figli. Ecco, mi diceva quindi spettacoli al cinema c'era anche il varietà, Sì. ma i film però li vedevate non soltanto il varietà. Eravamo così attratti dal dopo cinema che quasi il film era un sussidiario. Quindi qui siamo nel dopoguerra o dopo, ancora più avanti negli anni, diciamo dal 45 o più Dopo i avanti? 45, Dopo il dopo i 45. 45. Quindi lei, diciamo, era ragazzo, insomma. Sì, ragazzo, che i ricordi di allora diventano difficili. Ma si ricorda, Gianfranco, con chi andava al cinema? Con gli amici, con la famiglia, con i parenti, No, con la famiglia poco, con gli non amici. con gli amici, sì. Anche perché il dopo cinema rifiniva come oggi, i giovani mangiano la pizza. Noi si andava a mangiare qualcos'altro, però era un'usanza di fiorentini, Andare dopo il cinema, mangiavate il corollario di finire in bellezza. qualche piatto toscano. E case chiuse. Dopo il cinema. Eh sì, Ho capito. purtroppo no, era un'usanza. La Merlin, come la si chiamava l'onorevole Merlin. E poi arrivò e chiuse le case, Ho capito. E quindi chiuse troppo facilmente, senza alternare una cosa diversa. È come chiudere i manicomi e non aprire case famiglia. Insomma, per mantenere il sistema non si può tagliare da oggi a domani. vabbè, comunque diciamo un po' l'abitudine era quella, L'abitudine era il film, mangiare qualche cosa e cosa, sì. poi eventualmente. Eventualmente. Perfetto. Ma
Ecco, poi crescendo, no? Lei si è sposato e sì. Mi ha detto, da sposato abbiamo ridotto il tempo a disposizione per il cinema, sì. Perché la famiglia richiedeva più impegno. Sì, no, è quella la cosa che io non ho potuto mantenere, era l'attaccamento che dovevo mantenere e sono andato, è cominciata la malattia del calcio. E si è appassionato poi al calcio. Perfetto. Ma da giovane il tempo libero, perché sì, il cinema, ecco, era quindi un passatempo, era... Un piccolo periodo l'ho avuto quando ho avuto la fortuna di conoscere Montagnani. Montagnani, l'attore Renzo, che siamo rimasti sempre in collegamento, che ha avuto il coraggio lui di partire dalla Santissima Annunziata, dove frequentavamo, e andare a Roma. E lì per vivere ha dovuto combattere con la vita cruda. Certo. Quindi eravate amici? Sì, amici. Tanto che lui è stato un socio di un'associazione, la Fratellanza Militare, e quando ha avuto bisogno siamo andati sempre incontro. E quando io ho avuto bisogno per fare delle raccolte, che erano tesoriere, lui è venuto a Firenze e mi ha onorato con lo spettacolo. Certo. Uno. Poi è successo la disgrazia. Vabbè, purtroppo, pazienza. Ecco, Gianfranco, quindi dicevo, il tempo libero, come lo gestivate da giovani? Ho avuto un lavoro un po' sfortunato, cioè ho cominciato... Posso rammentare un nome di un'azienda? Ma, diciamo, insomma, basta il tipo di lavoro che facevo. Il lavoro dove si lavorava, cioè si confezionava il latte, che cominciava alle 5, ero già là, e fino a, diciamo, a mezzogiorno, quindi quando tornavo bisognava che dormissi, perché... Tempo libero poco. Poco, sì. Ma prima di lavorare, da bambino, da ragazzino... Ecco, sono nato in quel mistero che è sempre stato il prodotto che mi ha lattiero caseario, il latte, che l'ho portato alle famiglie fin da bambino. Fin da piccolo trasportava il latte. Lo portavo anche al quinto piano a piedi, perché anche se c'era l'ascensore... Noi bisognava andarsi a piedi. Quindi tempo libero e lavoro. Lavoro, sì. Sì, lavoro. Ho capito. Ma quindi così dovesse definire, appunto, qual è stato il ruolo del cinema nella sua vita? Che ruolo ha avuto? Dovesse fare un bilancio. Beh, è stato un non divertimento. Piaceva il cinema. Solo che il cinema, quello d'élite, non l'ho potuto seguire mai. Con assiduità, però l'ho visto di riflesso al costume e ho apprezzato quelli tipo la Zingarata, tipo, che sono stati veramente dei grandi attori. E era un costume che ha fatto bene ai fiorentini, e penso che è stato gli albori del nuovo sistema di fare cinema insieme, cinema e bellezza insieme al cinema. Lì i fiorentini, qui è nato il realismo, secondo me, i ladri di bicicletta, il Roma città aperta, è stata tutta una questione di costume e di apprezzamento che ci siamo portati durante tutto questo secolo e avanti. Ho capito. Quindi... Io ho questi ricordi, che sono stato un cattolico, sì, un cattolico, però scomodo. Mi piaceva che le cose fossero chiare. E tutti abbiamo avuto degli annebbiamenti durante la nostra vita. Il cattolicesimo, il catechismo, queste però, cose qua. Sì. Ma Gianfranco, lei
dovesse pensare al cinema che frequentava da giovane, no? Lo ricorda come una cosa usuale o come una cosa speciale? È una cosa speciale perché ha aperto le menti ai nuovi arrivati nella vita, cioè, uscendo dalle guerre tremende, che i bombardamenti che ci hanno rovinato molto. Io ringrazio quei soldati o quei governi che hanno lasciato vivo Ponte Vecchio, che hanno lasciato in piedi il campanile di Giotto, che hanno lasciato in piedi la cupola del Domo e che hanno lasciato nel bene e nel male Santa Croce, che non è solo di una parte ma di diverse parti, però rimane un ricordo preciso della nostra storia. Certo, è importante la memoria storica. Sì. Ecco. Si ricorda, mi ha detto prima che per voi la ritualità era andare al cinema e poi andare a mangiare qualche cosa di toscano, ma volevo chiederle, era anche un rituale vestirsi, curarsi di più nell'abbigliamento? Dipendeva molto dallo stato di benessere che avevano chi lo faceva. Faccio un paragone. Io sarei stato fra quelli che vanno con i pantaloni rotti oggi e magari sotto c'hanno le calze da 50 euro, va bene? Però ero fra quelli poveri. Perché purtroppo... Quindi non c'era il vestito proprio da dedicare? Il vestito mi sono sfogato negli ultimi anni, che so, dopo la pensione. Si è tolto qualche libertà in più. Se l'è meritato, insomma. Ma questo, l'ardua sentenza lo diranno quando sono morto. Sicuramente se l'è meritato. Senta Gianfranco, ma da giovane si ricorda se c'era il Cineforum? Cineforum, cioè quel cinema... Diciamo, dopo il film, oppure la rassegna di cinema dedicato a qualche argomento con la discussione. Purtroppo ho avuto quel male, un male che ora è di tutti, però non avevo i mezzi. Non era attratto da altre cose, certo. Specialmente dopo sposato. Ho tagliato tutto il lusso, l'eccesso. Sì. Gianfranco, esisteva la possibilità di per voi di vedere il film più volte di seguito? No, di ritornare, però non so distinguere bene se ritornavo per la qualità del cinema, del film, se attratto da altre cose che c'era dopo il cinema. Insomma, il bianco e il nero era una cosa che ricordo benissimo, ricordo, però dopo c'era il dopo cinema, specialmente dopo il 48, ecco. Certo, ma quindi alla fine, Gianfranco, era per lei più importante uscire per stare in compagnia o per andare al cinema? Era più stare in compagnia. Il cinema era... Sì, era... come si dice in gergo, era un corollario, no? Non era il centro della serata. Sì. Ecco, Gianfranco, quindi mi ha detto, io poi dopo sposato ho diminuito la mia frequentazione. Sì, sì. Ma poi quando è andato in pensione con sua moglie non andavate più? No, con mia moglie siamo rimasti storditi dalla grande disgrazia che ha avuto. Sì, mi diceva prima della perdita prematura dell'unica figlia. Mi spiace. E ha lasciato due grandi nipoti che si sono affermate uscendo dalla zona fiorentina e andando all'estero. E quindi quello che si è fatto, si è detto, si è fatto tutto
si è riversato tutto il bene verso le due nipoti che abbiamo. Vabbè, questo è importante, insomma, Sì, che sia perché accaduto. è accaduto. Mi spiace C'è della questa disgrazia di Sorsa. disgrazia, forse ci ha tarpato proprio il nostro modo di pensare, di vivere. E poi la campagna, sempre bellissima. Certo. Quindi. Vabbè, Gianfranco, insomma, pazienza per questa Ma parentesi. sì, ma lei mi ha risvegliato la gioventù che è unica. Ecco, ma volevo chiederle, Gianfranco, il cinema quando eravate giovani, lei mi ha detto sì, noi lo vivevamo un po' così Sì. come momento mi scusi, Divagazione. sì, no, non mi veniva il termine, di evasione, Di ecco, volevo dire di evasione. evasione. Ma vi insegnava qualche cosa il cinema? Avete imparato qualche cosa dai Beh, film? diciamo, il bianco e il nero ci ha insegnato, prima di tutto, a apprezzare cosa non è la guerra. Perché la guerra distrugge tutto. E quindi il cinema in bianco e Il nero. bianco e nero ci ricordava la guerra. Il bianco e nero Quindi lo è vivevate in maniera negativa. diversa da un film di Doris Day, tipo commerciale degli americani. Era più semplice vedere quello americano. No, quello non l'apprezzavamo, apprezzavamo i fatti più salienti che sono successi quando, per esempio, la Magnani ha preso l'Oscar. Questo è rimasto un segno preciso nei nostri ricordi, ed era in bianco e nero. I ladri di biciclette, ed era in bianco e nero. Certo. E poi che posso dire, ce n'è stato qualcun altro. Che però con il susseguirsi degli eventi, purtroppo l'uomo tende a cerca di dimenticare, però rimane indelebile nella nostra mente certi ricordi, i bombardamenti del campo di Marte, che io stavo lì, la fucilazione che mi ricordo al campo di Marte. Di quei ragazzi poveracci che non avevano nulla a che vedere per quello che avevano fatto, che presi così a caso, la vigliaccheria. Però anche nonostante tutte queste cattiverie, Dio li ha aiutati a non distruggere il Ponte Certo, come mi diceva prima. Vecchio. Vabbè, ecco, quindi di questi film, lei ha citato dei film per la storia Sì, nostra sì, italiana molto importanti, no? Come I ladri di il biciclette, il neorealismo. neorealismo. Ecco, ma in generale dei film che lei vedeva da giovane, la cosa che si ricorda di più riguarda più l'aspetto della storia o l'aspetto degli attori? L'aspetto delle No, scenografie, la dei storia, comuni. perché mi ricordo che la storia dell'Italia è nata lì, perché il bene e il male poi ce lo siamo portato. Dietro purtroppo sono cambiati gli uomini, però Roma riesce a ingoiare tutto, riesce a digerire tutto, e questo è triste. Non si riesce mai a disfare quella cerchia di gente che hanno tutti, credono di avere un vitalizio. E invece Roma è del mondo. Certo, è vero. E torniamo Gianfranco così a questi ricordi del cinema, no? Ma se lei dovesse scegliere un'emozione che un film le ha dato e che ancora oggi si ricorda, quale emozione sceglierebbe? Se ce n'è Ritorno una, eh. la zingarata è quella che mi ricordo Così con più passione. con più passione quando alla stazione di Santa Maria Novella, la supercazzola, quei
Quei tre Quindi lei pazzi, allude al film. se, come si chiama il film? Film storico perché è passato Un in po' tutto dopo gli anni il 60, 60, ecco sì. sì. Però quello è quello che si ricorda di più. Sì, sono sincero. Certo. E Anche Roma Città Aperta però. se lo ricorda Roma Città bene, Aperta. l'ha emozionata. Mi ha emozionato ammazzare la gente così brutalmente. E poi c'è un fatto che mi ricordo molto, Firenze, via Michela Mari. Un tedesco all'angolo di via Michela Mari. Chiunque passava gli portava via il portafoglio e orologio e ne aveva fatto una catasta. Poi anche lui, sfortunato, capitò il pazzoide, quando tirò fuori il portafoglio ammazzò anche il tedesco. È un fatto successo Fini, questa è cronaca, veramente. veramente. Ho capito, ho capito. E oltre a Renzo Montagnani, lei ha conosciuto altri attori e attrici famose o quello era il suo amico e No, rimane? questo era il mio amico. Ho conosciuto Migliacci e ho conosciuto Migliacci però dice l'autore. l'autore di Volare. Perché Migliacci ci ha messo le parole. La musica credo sia. È condivisa fra loro, insomma, ora, Ecco, quindi ha conosciuto con queste. quell'ambiente lì. Però ho sempre avuto paura di certe cose che avvenivano negli ambienti, purtroppo, di cinema, teatro, Ma cosa avveniva nel cinema che la spaventava? la corruzione. Ah, ecco. La corruzione. C'era anche nel cinema c'era Sì, corruzione. sì. Che tipo di. Arrivavano per gli uomini e per le donne, era uguale, non c'era misura. Che tipo di corruzione mi spieghi? E io non posso dire i nomi, non posso No, dire, per carità, non ma ci voglio dire, è mancherebbe, una corruzione di. né maschile e femminile, era uguale. E il prezzo dovevano pagare Certo. dell'ambiente. E non cambia neanche adesso, mi dispiace. È rimasta questa. Intravedo fra questa gente, Che è rimasto è così. Ho rimasta purtroppo. capito. E ha mai fatto Gianfranco collezione di materiale che riguardasse il cinema? Non No, le è mai capitato. no. E ha mai scritto una lettera sua personale, a parte suo amico, Sì. ma qualche altro attore o attrice famosa, regista, ha mai No. scritto una lettera o di complimento o di critica? No, perché sono stato attratto sempre da quel gioco che è il calcio. Mi Quindi ha portato via. pendeva dalla parte Sì, dello sport sì, oltre. sì, sì. Perfetto, perfetto. E, capitava che i film, quando voi eravate ragazzi, vi influenzassero un pochettino nei comportamenti, nello stile, nell'abbigliamento? Gli attori famosi in qualche modo volevate emularli voi? Io personalmente no, sono sincero, ero attratto da che cosa? Il benessere mi ha attratto sempre tanto, che Certo. l'ho agognato e quindi la paura di capitare in ambienti equivoci. Certo. Però diciamo non avevate il bisogno di copiare No, no. neanche i suoi amici. E qualcheduno sì, credo di sì, però sa, come tutte le cose, Sì. si pensa, quando è un carattere del mio, si pensa al nostro benessere. E vi capitava di seguire i concorsi di bellezza in quegli anni, nel dopoguerra? Come. Quello sì, quello è capitato, che tante donne, o signore o signorine, e una cosa ricordo, ecco, proprio del dopoguerra o durante la guerra, che zona di guerra, bombardata, e vedere delle signore distinte,
mette la mano fra i fili spinati e chiede da mangiare. Era un, quello non lo ricordo molto bene. È drammatico. Ecco, però torno... Sempre indietro. Mi spiace cambiare... Vada. No, ecco, dicevo... Se posso rispondo. No, mi diceva un attimo fa che vi capitava di guardare i concorsi di bellezza. Io le volevo chiedere se si ricorda, Gianfranco, se qualche ragazza poi che ha fatto un concorso di bellezza è diventata famosa, come è diventata una star, un'attrice. Quelle, ecco, c'è stato delle donne intelligenti che sono diventate delle grandi attrici, però anche loro, le grandissime, si sono adattate al padrone che finanziava il tutto. Se ne ricorda qualcuna di queste attrici? La Sofia Loren. La prima. Okay. E la prima, e questa è stata la capostipite. Delle ex modelle. Sì, delle ex modelle, come... come si chiamava? Chicchirichi, cosa? Mastroianni, che ha avuto delle grandi donne, che qualcuna purtroppo si è ammalata ed è sparita nell'ombra. Certo. Quindi, ecco. Oppure qualcuna che si è fatta da sé, ed è rimasta grande attrice, mi piaceva molto la... Non so che fine ha fatto, vorrei... quella di Alberto Sordi, ha un nome ora che non mi viene, la bionda. Vabbè, poi magari le viene in mente durante l'intervista, ecco. E si ricorda se c'era qualche attore o qualche attrice famosi che facevano la pubblicità commerciale? Giusto. E questa è... Allora, c'è stata la prima, non me la ricordo, però ce n'è stata qualcuna che purtroppo non mi viene in mente. Però mentre c'era. Rammento bene una certa tipo di caffè che ha iniziato da allora a sponsorizzare questi prodotti, il caffè che ancora vive e che ancora è potente. Un attore, dice? No. Il caffè? Il caffè. Ah. Era sponsorizzato da un attore? Sì, no, da una figura enigmatica che figurava già ai primordi. E il padrone dei padroni è stato quello delle nocciole mescolate a un prodotto che oggi penso il più grande... elargitore di prodotti nel mondo, che spende in tutto il mondo, che però tutti ancora ci vanno volentieri però insieme. Però non facevano gli attori, non facevano... No. Ho capito. L'attore è proprio... No. Quegli attori, gli attori in bianco e nero, no. Perfetto, va bene. Ma quando eravate giovani, come sceglievate un film piuttosto che un altro? Qual era il criterio di scelta? Molte volte era scelta dalla compagnia di spettacolo che cambiava. Dice, sai, hanno cambiato le donne. Quindi era sempre riferimento, era al varietà, non il film. Non il film. Ah, ho capito. No, la lacuna più grande è che i film bianco e nero non l'ho frequentato, non sono stato attratto. A parte quegli esempi che mi ha fatto sì, prima. Sì, mi piaceva, quando lo vedevo mi piaceva, però... Ecco, ma decidevate molto tempo prima, voi che ragazzi, che sareste andati al cinema, era una scelta abbastanza diretta, immediata? Sono gli amici, cioè... frequentavamo la parrocchia, perché tutti gli amici che ho conosciuto lì vicino erano tutti frequentatori, diciamo, di catechismo. D'altra parte sono nato
con il moschetto fino al mio periodo, è finito lì. Come, Certo, però dicevo, però la domenica mattina. questo gruppo di amici, no, che eravate, lo decidevate prima che sareste andati al cinema o era una È una scelta scelta lì lì per per lì, lì, perfetto. sempre nel momento. Certo. Ma Gianfranco, mi ha citato il cinema in bianco e nero, no? Poi il Sì. cinema americano. Ma esistevano altre nazioni che producevano dei film che arrivavano in Italia, oltre all'America e all'Italia? C'erano altre No, i cinematografie cinematografie che mi piacevano, straniere, dico. se non ce n'era. Era un vuoto, che o l'Italia o l'America. Ma lei non andava a vederli e arrivavano in Italia Non oppure non arrivavano, non arrivavano? arrivavano, Non c'erano. non c'erano. In Italia no, io non l'ho mai sentito realmente. Purtroppo non ho frequentato quei circoli che si parlava di cinema, Certo, me lo non diceva prima so, che non. quindi. Ma il nome del regista per lei Beh, aveva importanza? sì, molto importante. Quali registi per lei erano importanti? Ma il più grande, secondo me, è stato quello del ferroviere che la vita cruda e nuda, come la maggior parte degli italiani vivevano, e poi il più grande di tutti, che è il nostro romano, cioè forlivese, come si chiamava. Dio santo, come si chiama? Il Rex, quello che ha fatto, no, Monicelli, e poi c'è stato, quello che fa il gestaccio agli operai, il nostro grande regista. Vabbè, magari le viene in mente, fra un po' le viene in mente, non si sforzi troppo, tanto. Mi viene, Vabbè. come si chiama? No, è inutile sforzarsi, il Vabbè, mondo. prendiamo una pausa. Ecco. Sì. Allora, dicevo Gianfranco, era consapevole lei che ci fosse la censura nel cinema? Da Sì, ero convinto. cosa se ne accorgeva? Da degli spettacoli, dei spezzoni visti dopo, perché non, ho visto che la monarchia non si poteva toccare, che era guai a chi toccava la monarchia. Quindi venivano. E poi la televisione, la radio prima, la televisione, aveva dei tabù, che fino a che si parlava bene, cioè dello Stato, di Mussolini e di altra gente, appena diventava bianco e nero, non c'era più niente, non potevano. Ho capito, quindi la Secondo me la censura censura è esiste. esistita, ma penso fino a pochi anni fa. Adesso no, non c'è. Ma io per me sì ancora, per me c'è ancora. Cioè, la censura la si fa in tanti modi, non importa mica proibire qualcosa, Certo. ti proibisco questo film, non si va, no? Cioè no, non si può fare, è così, lì si Certo. leva le sponsorizzazioni. Va bene, Gianfranco, allora parliamo proprio di cinema, delle sale, no? Ma voi eravate più fedeli a una sala cinematografica o andavate dove capitava? No, la più importante per noi era quella di Nazionale di Via Come mai Cimatù. era più importante il Perché Nazionale? c'era Per il del varietà. privato, cioè i camerini erano un po' chiusi, cioè aveva insomma, si poteva scherzare di più Cioè c'erano i I palchi parchi chiusi, chiusi, quindi lei con gli amici andava. sì.
potevate fare più... Sì, un po' più di libertà nostra, ecco, personale. Quindi il motivo era quello, diciamo, più sì, comodo per voi più comodo. ragazzi. Poi il Rex, poi, prima l'Apollo, ora non mi ricordo se prima si chiamava Apollo o dopo Rex, Andavate anche lì c'era il doppio spettacolo. Due Due, spettacoli lo stesso sì. giorno. No, nello stesso finiva Ah, il il varietà, dici? varietà, Ah, sì. sì, no, pensavo due titoli No, no, diversi. no, Quello no, 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 no. non c'era, No, due titoli. Ho ancora no. Ci siamo arrivati da poco tempo lì. capito. La sala è... Ecco, ma lei mi ha detto, noi con gli amici andavamo dentro, ci piaceva il nazionale perché c'erano i palchi e stavamo più Sì, riservati, no? Ma com'era vivere un cinema da spettatore? Quali erano i rumori, gli odori, i colori? sì. Cosa... Beh, gli umori dipendeva da noi, perché se c'era la compagnia buona, Sì, magari uno stava lì fuori e due erano dentro. nel palchetto, Eh dice. sì, insomma. Certo. E quindi oltre a questo così, questo svago particolare, no, che Sì. voi avevate, ma c'era qualcosa di tipico nelle sale quando non andavate al nazionale, ecco. Che cosa? Non sono stato un grande frequentatore di cinema, Quindi però ho visto il dopoguerra, quando ci hanno fatto vedere come la Magnani ha guadagnato con La Rosa, ma sì, il film, ha guadagnato l'Oscar, la verità è quel prete che era Fabrizi, lì si è guadagnato come un'altra volta un carabiniere che si è immolato, che si è preso la colpa, anche se lui non l'aveva, non era stato non lui. era stato lui, come quei ragazzi al Campo di Marte fucilati, Certo, me lo diceva prima. sì, legati a una sedia. Che, Vabbè, quelli sono momenti tragici, purtroppo. sì. Ecco, dicevo, quindi voi frequentavate questi cinema, erano tutti, mi ha detto l'Apollo, il Rex, il Nazionale, ma erano tutti in centro? No, c'è stata anche l'Aurora, qui vicino, l'Aurora, sì, che era il Campo di Marte. Ma quindi vi spostavate anche un po' in Sì, zone e perché la zona dove sono nato, via Sette Santi, la chiesa dei ecco, Sette Santi. ma com'era frequentare i cinema del centro o quelli della periferia? Erano diversi? L'ambiente era lo stesso, perché era cattolici, col catechismo, con tutti Gli spettatori, gli dice. spettatori cioè, è che io ho avuto poco tempo di frequentare anche la chiesa, non è... Certo. Ma come vi spostavate in periferia per andare al cinema? Con i mezzi pubblici, con le biciclette, con... anche Anche a piedi, perché partire dal Campo di Marte e andare Santissima Annunziata in 10 minuti... A piedi. arrivavate. Ma i film, i cinema di periferia, erano di prima visione, seconda... No, le prime visioni erano solo In centro. l'Edison, l'Odeon e altri due o tre, che ora i Gambrinus, quelli erano di prima Quindi visione. quanto tempo passava perché i film in prima visione uscissero? In terza ondata, diciamo, Quanto tempo passava dalla prima visione del anche centro? un anno, Addirittura. sì, anche un anno. Ho capito. Si ricorda di film proiettati fuori dai cinema, nelle piazze, nelle arene, nei spazi No, pubblici? gli unici grandi spettacoli che ho visto è stato nel dopoguerra, Intilimani alle Cascine. I cantanti, Sì, i i suonatori suonatori? Ma il film all'aperto non No, c'erano. no, no, no. Era loro che
che cantavano Certo. questa Canti. bellissima canzone, bellissima, una Certo. cosa che ti veniva ai brividi. Ecco Gianfranco, così dovesse tornare con la memoria, no? Con i Sì. ricordi a tutti questi cinema che lei frequentava con gli amici, dove si divertiva molto, no? Che pensiero le viene in mente? Questi ricordi che cosa evocano in lei, di questi cinema del passato? Questi cinema del passato. L'unica che ho detto avanti, e lo ripeto, quando vedevo spezzoni di pellicola in bianco e nero. Quello è rimasto indelebile. Per lei è il ricordo più Eh indelebile. sì, non me lo leva nessuno quello. È più forte. Il più forte di tutti, che però ho visto a spezzoni, che mi ricorda anche dove stavo, che era una casa misera, e ci cascò, perché c'erano i cortili allora, c'erano diversi appartamenti fatti di misura inferiore, e venne un pezzo di lungarina, cascò proprio nel mezzo di questa cortile, La e di lungarina era una una lungarina bomba. di treno, un pezzo di lungarina, sai, Alle le rotaie. rotaie, cascò in mezzo proprio, e dissi: oh, sono vivo anche oggi. Ha avuto fortuna. Sì. Va bene. Ok. Non sono stato un elemento di Come grande. no, ma ci mancherebbe. No, no, chi ha la mente più lucida. Boh, Non si preoccupi, è andata bene. io Intanto. spero che serva a far conoscere a questi ragazzi giovani il Il passato. passato. Va bene, grazie Gianfranco, abbiamo finito. Io spero.